È passato un anno dalla trasformazione architettonica del Teatro Cilea di Via San Domenico. Definito dai più Teatro Las Vegas, ha cresciuto il numero dei suoi abbonati e per il prossimo anno è previsto un cartellone ricco di novità, ma sempre con un occhio alla tradizione. Vi proponiamo in anteprima i 10 spettacoli in abbonamento. Dal 14 ottobre 2010, Napoli Festa di Canzoni, testi di Pietro Gargano, ideato da Leonardo Ippolito, coreografia e regia di Enzo Castaldo. Orchestra diretta al maestro Ginetto Ferrara, prodotto da Patrizio Tabacchini. Dal 18 novembre La valigia sul letto, con Veronica Mazza, scritto, diretto e interpretato da Edoardo Tartaglia, prodotto da Edoardo Senior e da Alessandro Tartaglia. A Natale il Teatro Cilea ha preparato per il suo affezionato pubblico uno spettacolo tratto dalla nostra tradizione, un lavoro che farà sentire ancora di più il periodo di festa, a rappresentarlo vari artisti partenopei. Dal 13 gennaio 2011, Bene mio, cuore mio, di Edoardo De Filippo con Lunetta Savino, diretto e interpretato da Bruno Colilla, prodotto da DLI Grandi Eventi SRL. Dal 4 febbraio 2011, Giacomo Rizzi in Turco Napoletano, tratto da Scarpetta, regia di Enrico Maria Lamanna, riadattamento di Gianfranco Gallo, prodotto da DLI Grandi Eventi SRL. Dal 24 febbraio 2011, Benedetto Casillo in La Terrier dell'Amore, per la regia di Benedetto Casillo, prodotto da Patrizio Tabacchini. Dal 10 marzo 2011, Una sera che non ti aspetti, con Sergio Solli, Mario Brancaccio e con la partecipazione di Antonella Elia, prodotto da Patrizio Tabacchini. Dal 20 gennaio 2011, Simone Schettino, in Se tocco il fondo, sfondo ma non affondo, regia di Vincenzo Coppola, prodotto da Ginestra. Dal 7 aprile 2011, Peppe Iodice, in Pazzo scatenato, prodotto da Amalfi Music SRL. Dal 5 maggio 2011, spettacolo scoppiettante con un artista comico partenopeo molto amato dal pubblico italiano. Mentre fuori abbonamento, dal 1 al 5 dicembre, a grande richiesta, torna a Biagio Izzo con 3x3. Siamo con Peppe Iodice, uno dei protagonisti della stagione teatrale 2010-2011 del Teatro Cilea, che sta in scena con lo spettacolo Passo Scatenato. Sì, ma guarda, io tengo, sarà il caldo terribile di questi giorni, ma io sto scrivendo con Lello Marangio e Nello Iorio, i miei sodali, autori, coautori, stiamo scrivendo in questi giorni, quindi c'è una pazzia nell'aria, insomma in me che già sono ricettivissimo ad essere a queste, mi saltano le rotelle all'improvviso e quindi divento pazzo. Benedetto Casillo, che dal 24 febbraio andrà in scena con lo spettacolo La Terrier dell'Amore. Eh sì, è una mia libera riduzione di Sarto per Signore da Fedon ed è un classico testo francese che, unito ai sapori napoletani, dà vita a due ore di divertimento sano, schietto, pulito, ingenuo e mai volgare.